Siamo in procinto di partire per un viaggio alla scoperta del nord della Cina, dove incontreremo donne e uomini che vivono lungo la Grande Muraglia. In questo episodio faremo la conoscenza di un fotografo, archeologo dilettante, uno dei pochi cinesi che ha potuto acquistare un pezzo della muraglia. E poi parleremo con un mastro vasaio che abita nei pressi di Xi'an, accanto alla tomba dell'imperatore Qi Shi Huangdi, il sovrano che ha unificato la Cina e dato il via alla costruzione della muraglia. Dal giorno della scoperta dell'esercito di terracotta che sorveglia il mausoleo, l'artigiano si è specializzato nella realizzazione di repliche degli antichi soldati. Infine, vedremo quattro sciamani che lottano per scacciare gli spiriti maligni che tormentano un abitante del villaggio. Assisteremo a un rituale che affonda le radici nella notte dei tempi e che ci ricorda quanto sia ancora forte in Cina l'influenza del taoismo. I precetti del taoismo erano uno dei pilastri dell'impero e possono essere considerati il cemento che ha tenuto metaforicamente unita l'immensa linea di difesa. La Grande Muraglia cinese, specchio della storia e fonte di infinite scoperte, è l'edificio più grande mai costruito dall'uomo. Dai deserti della Mongolia fino al Mar Giallo, esploreremo i quasi 6.000 chilometri di un monumento degno di appartenere alle sette meraviglie del mondo. Ci spingeremo lontano dalle rotte turistiche fino ai confini dell'impero per scoprire i segreti degli abitanti del nord, il cui stile di vita è poco noto in Occidente. Oggi la Cina è sinonimo di modernità e di slancio economico. Ma al di fuori delle grandi metropoli si stendono le mitiche regioni della Cina eterna e ancestrale, abitate da una popolazione dai mille volti. Da un lato, orgogliosa delle proprie tradizioni, dall'altro, lanciata alla conquista di un ruolo importante nel mondo contemporaneo. Mentre ammiriamo la Grande Muraglia che, simile a un drago protettore, si profila sulle creste delle montagne, non possiamo fare a meno di pensare che questo non è che una piccola parte di ciò che era in passato. In molti casi restano solo vestigia, a malapena riconoscibili. Da qualche anno, però, le autorità si sono rese conto dell'importanza turistica del monumento e si prodigano per ricostruire le parti che potrebbero attirare i viaggiatori. È raro che questa testimonianza della grandezza dell'impero sia affidata alle cure di un privato. Dong Zongfeng ci racconta come è diventato proprietario di un pezzo di muraglia. Dopo sei mesi di studi approfonditi, un gruppo di esperti della Grande Muraglia della provincia di Henan ha stabilito che lo spezzone di Yao Shan è autentico. È lungo 31 chilometri e mezzo, senza contare la sezione di Shanxian. Lungo lo spezzone sono stati ritrovati i reperti archeologici dell'era primavera e autunno, dipinti, vasellame e molte altre vestigie. Dunque lo hanno classificato tra i monumenti importanti del villaggio. Adesso è il Dipartimento della Cultura del Comune che lo gestisce. In questa regione le costruzioni e le mura di difesa erano numerose, ma per molti anni nessuno se ne è occupato. La gente pensava soprattutto al presente, doveva far fronte alle necessità quotidiane. Si dice che sia stato lo sguardo meravigliato dei visitatori stranieri a far capire ai cinesi il valore e l'importanza delle vestigia imperiali. A
Attraversando queste contrade remote, ci imbattiamo in uno dei numerosi piccoli templi taoisti che, secondo la tradizione, le divinità locali usano quali residenza. Qui il viandante può raccogliersi in meditazione, lontano dal trambusto della città. Questa è la montagna Waikyu, sulle cui pendici c'è la frazione di Liu Donghua, che fa parte del villaggio di Ye. Alle mie spalle vedete le vestigia di un pezzo della grande muraglia. Il ritrovamento risale a parecchio tempo fa, una scoperta di grande importanza. Un giorno ero ancora studente. Mentre bevevo un po' d'acqua nel cortile della scuola ai piedi della montagna, ho visto scendere due persone. Sembravano funzionari comunali. Anche loro avevano sete. Noi, isolati tra le montagne, eravamo contenti di incontrare degli sconosciuti. Siamo stati molto ospitali e abbiamo offerto loro l'acqua. Così abbiamo approfittato dell'occasione per domandare quale fosse lo scopo della loro visita. Erano venuti qui in cerca di resti della grande muraglia. Il loro racconto mi ha stupito. Sapevo che a Pechino c'era uno spezzone chiamato Badaling, ma non immaginavo che ne esistessero altri. La cosa mi ha molto impressionato. In seguito, durante il servizio militare, ho acquistato gli annali della Cina scritti da Fan Wenlan. Ho scoperto che la mia regione, durante il periodo delle guerre tra i regni, apparteneva al re Chu. Questo sovrano ha edificato una parte della grande muraglia, sezione che poi ha chiamato il baluardo del re Chu. Nel 1995 lo spezzone del villaggio di Ye è stato messo all'asta. Allora ho pensato di acquistarlo. Dopo averlo comprato, ogni domenica facevo degli scavi, perché ero sicuro che quelle erano vestigia della grande muraglia. Questo è costruito con pietra e terra. È uno spezzone intatto e ben protetto. Le mura sono alte 7 metri. Poi ci sono torri di segnalazione e torri di avvistamento. Ecco la porta est. È chiamata la porta di Liecheng. È larga 1,5 metri. È alta 2,5 metri e profonda 5 metri. Ci sono 13 alloggi per i soldati e 4 serbatoi d'acqua. Nel nord della Cina, molti considerano la Grande Muraglia come l'edificio più importante e prestigioso della nazione. Viene vista anche come una metafora della loro storia, un perno saldo su cui costruire il futuro. Qui la maggior parte della gente pensa che sia indispensabile conoscere il passato per poter creare una società moderna dai saldi valori etici e morali. Il signor Dong studia la storia del villaggio di Liu Donghua, che sorge nei pressi dello spezzone della grande muraglia che gli appartiene. Il villaggio ha preso il nome di 3 importanti famiglie che si sono insediate qui oltre 600 anni or sono. All'arrivo, ogni famiglia ha piantato un albero davanti alla propria casa, una testimonianza del desiderio di mettere radici.
Il gesto è fatto anche in segno di devozione al dio del suolo, sorgente di fertilità e a cui si consegnano i defunti. Il signor Dong passa parecchio tempo a insegnare agli abitanti del villaggio la loro storia. Le sue continue ricerche portano alla luce tradizioni e rituali che altrimenti rischierebbero di andare perdute per sempre. La Grande Muraglia è un dragone, simbolo di vita e potenza, che protegge la Cina dagli invasori di ogni epoca, passata e presente. Il signor Tong lascia il villaggio per continuare le ricerche sulle montagne dei dintorni. Gli archeologi sono soltanto all'inizio degli scavi. La regione, infatti, è ricchissima di reperti risalenti ai primi anni dell'impero. Questa zona era tra le più vulnerabili agli attacchi dei nemici. Ecco perché le colline sono costellate di costruzioni, di torri e di ripari non ancora scoperti dagli studiosi. Oggi la Cina conta oltre 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. È stata unificata nel 211 a.C. dall'imperatore Qin Shi Huangdi, che ha posto fine alle guerre fratricide. Il nuovo, immenso stato era protetto a ovest dalla catena himalayana, a sud e a est dal mare. Il nord era senza difese naturali, soggetto quindi alle invasioni dei popoli mongoli. Così il giovane imperatore, appena insediatosi nella nuova capitale Xi'an, ha ordinato la costruzione della Grande Muraglia. Xi'an, l'antica capitale della Cina. Ecco i contrafforti che risalgono all'inizio dell'impero. Oggi la città ha quasi 9 milioni di abitanti ed è il capoluogo della provincia di Shaanxi. In passato era l'agglomerato urbano più popolato del paese. Da qui partiva la famosa Via della Seta, che collegava l'Asia all'Europa. La tomba del fondatore dell'impero è ancora visibile. La collina artificiale a forma di piramide tronca ha una base di circa 550 metri per lato. Si stima che in origine raggiungesse i 115 metri d'altezza. L'erosione l'ha ridotta agli attuali 75. Secondo la leggenda e i testi storici, il sepolcro è ben protetto e chiunque osi aprirlo finirebbe vittima di temibili meccanismi difensivi. Forse per scaramanzia, forse per altri motivi, fatto sta che gli studiosi, per il momento, hanno deciso di non effettuare scavi nel sito archeologico. Le uniche informazioni attendibili sono quelle fornite dal grande storico cinese Sima Qian, che scrive: all'inizio del suo regno, Qin Shi Huangdi diede il via alla costruzione della montagna che sarebbe divenuta la sua tomba. Il suolo fu scavato fino all'acqua, allora venne fatto colare del bronzo e fu portato il sarcofago con altre suppellettili. Utensili meravigliosi, gioielli e oggetti rari, tutto poi venne sepolto. Gli artigiani ricevettero l'ordine di costruire delle balestre automatiche, così se qualcuno avesse voluto introdursi nel sepolcro, avrebbe trovato subito la morte. Dopo il decesso dell'imperatore, al termine dei funerali, fu abbattuta la porta esterna. Tutti gli operai che avevano partecipato a nascondere i tesori vennero sepolti vivi. Quindi furono piantati degli alberi e seminata l'erba,
affinché la tomba assumesse le sembianze di una montagna. L'esercito di terracotta è protetto dalle intemperie da un enorme capannone. La scoperta di questo inestimabile tesoro risale al 1974 ed è avvenuta per puro caso. Alcuni contadini intenti a scavare un pozzo hanno trovato dei frammenti di teste, di piedi e di gambe. I reperti hanno spinto gli archeologi a iniziare una serie di scavi che hanno portato alla luce l'esercito sepolto. Da allora il sito è diventato una meta imprescindibile per tutti i turisti. L'enorme buca è un rettangolo orientato da est a ovest, lungo 250 metri e largo 62. La sua struttura è molto solida. I muri esterni e le pareti divisorie che separano le 11 gallerie parallele sono in terra battuta. In origine, la terra era stabilizzata da strutture di legno che sostenevano anche il tetto. Questo, a sua volta, era coperto di malta rossastra e di uno strato di terra spesso 3 metri. Il suolo era pavimentato con 250.000 mattoni. I progettisti avevano concepito un'opera resistente in grado di proteggere per secoli, come in effetti ha fatto, l'esercito di terracotta. Han Pingzhe è mastro vasaio a Xi'an. Ha dedicato la vita alla riscoperta dell'antica arte della costruzione delle statue dei soldati imperiali. L'esercito di terracotta resta la sua principale fonte di ispirazione. Per lui rappresenta la grandezza dell'impero proprio come la grande muraglia. Il vantaggio offerto dalle singole statue consiste nella possibilità di eseguire delle copie che possono essere vendute. I turisti così hanno l'opportunità di portarsi a casa un pezzo di storia. Qualche anno fa, Han ha fondato un atelier accanto al mausoleo dove fabbrica con metodi tradizionali i soldati in terracotta e altri oggetti. Di recente ha deciso di ricostruire un antico forno. In tal modo spera di potersi avvicinare il più possibile alle tecniche dell'epoca. Un noto archeologo lo aiuta nell'impresa. Negli anni 80 del secolo scorso sono stati trovati dei forni in buone condizioni, che secondo gli esperti sono forni imperiali. Esistono quattro tipi di forno. Forni con un focolare per una camera di cottura, forni con due focolari, quelli più comuni. Infine forni con tre focolari, che alimentano la stessa camera di cottura. Una sola persona può occuparsi al contempo di due o tre focolari. Sono state portate alla luce tegole e frammenti di porcellana dell'era Qin. Una scoperta di notevole importanza. Nella fotografia si vede l'insieme degli scavi. Ecco l'entrata della stanza di cottura, che era scaldata da tre focolari, mentre gli altri due forni avevano due focolari. Si notano bene i tre focolari che alimentano la camera di cottura. Qui c'è un pendio e poi uno, due, tre focolari. No, sembra che questo abbia solo due focolari e questo tre. Sì, questo ne ha solo due e le due camere di cottura sono situate da una parte e dall'altra. Questo invece ne ha tre. Sì, una sola persona può occuparsi al contempo dei tre focolari. E questo buco ci fa capire che si tratta di un forno privato dell'epoca Qin. Se volessi costruire un forno, di quanti focolari avrei bisogno? Il forno a tre focolari è quello più originale, il più raro. Nella fotografia si vede una pendenza orientata da est a ovest. E lì una camera di cottura. Ecco l'immagine dei tre focolari senza la pendenza.
Tre focolari. Due sono sostenuti da una colonna di mattoni per evitare che crollino. In mezzo c'è la camera di cottura, ma la foto non mostra la pendenza. Ho disegnato la pianta di un forno. Qui c'è la pendenza, lì il focolare e la camera di cottura dove si mette la porcellana. Attraverso questa porta si introducono le porcellane che vengono messe qui. Ecco il camino, il fumo esce da qui. Nel forno ci sono tre camini. L'imperatore Qin Shi Huangdi ha fondato un impero in grado di resistere alle sfide della storia. Il percorso interminabile e accidentato della Grande Muraglia è il simbolo dello spirito della Cina che attraverso i secoli ha saputo adattarsi a tutte le avversità che ha incontrato sul suo cammino. La Grande Muraglia e l'esercito di terracotta sono stati testimoni degli eventi drammatici che hanno sconvolto l'impero. Oggi il mastro vasaio riporta in vita una delle antiche arti che hanno fatto la grandezza del suo paese. La terra utilizzata per la costruzione delle statue si chiama loess e viene estratta nella regione. Il procedimento abituale di fabbricazione è suddiviso in tre fasi. Dapprima si prepara il modello, poi lo si fa seccare e cuocere nel forno, quindi si passa alla rifinitura. Consolidazione, colorazione e pittura. A 2000 anni di distanza, grazie all'impegno del vasaio Han, è di nuovo possibile vedere come nasce un soldato dell'esercito di terracotta. La tecnica è identica, un lavoro manuale che presta la massima attenzione al minimo dettaglio. Alla fine del lavoro, ogni statua sarà diversa dall'altra. L'originalità consiste nel creare un pezzo unico all'interno del gruppo di cui è parte indissolubile. Molto prima della dinastia Qin, sotto il regno della famiglia Zhou, la Cina era divisa in varie regioni governate da popolazioni di culture diverse. Durante questi periodi storici, il paese non aveva una guida dominante, ma era suddiviso in una miriade di regni. La dinastia Qin ha fondato quello che gli studiosi definiscono l'impero di mezzo. In seguito sono subentrati gli Han. Nel corso della sua lunga e turbolenta storia, la Cina ha visto il susseguirsi di varie dinastie. Gli Wei, i Qi, i Tang, senza dimenticare i Song, i Jing, gli Yuan e infine, a partire dal XIV secolo della nostra era, i Ming. Durante i vari periodi ci sono state divisioni, regioni autonome, lotte fratricide, ma la Cina in quanto nazione è sopravvissuta. La produzione di miniature si è rivelata un ottimo affare.
I tempi di realizzazione sono minori e i turisti le acquistano come fanno con le piccole torri Eiffel e le statuette della libertà che simboleggiano Parigi e New York. I soldati sono divenuti l'emblema universale dell'Impero di Mezzo e della Cina contemporanea, sempre più orgogliosa del proprio passato. Il modello è pronto per la cottura. La temperatura dovrà raggiungere i 1025 gradi. La temperatura deve aumentare dolcemente, in modo da evitare che le statue esplodano, si screpolino o si deformino. Raggiunta la temperatura necessaria, il forno resta chiuso per alcuni giorni, in modo da permettere al calore di cuocere la statua in profondità. Sarebbe meglio cambiare le dimensioni del forno, perché i turisti arriveranno da questa parte. Il forno servirà a cuocere le statue, ma sarà anche un'attrazione che permetterà ai visitatori di vedere le tecniche di fabbricazione dell'era Qin. D'accordo, misuriamo di nuovo per cambiare le dimensioni del forno. Potremmo anche cambiare posto, ma qui dovrebbe andare bene. Se mettessimo la pendenza laggiù, la vista e il paesaggio sarebbero migliori. 13 metri. 13? Misuro di nuovo per sicurezza. Quando inizierai il cantiere del forno, passerò a vedere se tutto procede bene. Molto bene, vieni quando vuoi. Dopo la cottura inizia la fase di ritocco. Gli artigiani correggono i difetti e consolidano l'opera che poi verrà colorata e dipinta. I colori sono a base di pigmenti minerali. Rosso, giallo, blu, verde, porpora, bianco e nero. Ogni tinta ha varianti cromatiche chiare e scure, così la gamma di tonalità è assai ricca.
Le tecniche dell'epoca Qin erano molto sofisticate e grazie all'impegno del vasaio Han sono rinate, ritrovando l'antico splendore. L'esercito di terracotta che difende l'immenso mausoleo è composto da 8.000 statue ed è facile immaginare l'impegno profuso dagli artigiani per realizzarle. All'epoca si pensava che l'imperatore avrebbe proseguito la sua esistenza nell'aldilà e quindi doveva essere accompagnato dai suoi soldati e dalle sue ricchezze. Le miniature vengono vendute in tutto il mondo. Nel negozio del mausoleo e nell'atelier del signor Han, i turisti possono acquistare splendidi manufatti di terracotta fabbricati in maniera tradizionale. Nulla a che vedere con la produzione di massa a cui la Cina ormai ci ha abituati. Lasciamo Xi'an per continuare il viaggio lungo la Grande Muraglia. La Grande Muraglia nei pressi di Pechino. E gli spezzoni di Bada Ling, Mu Tianyu e Sima Tai sono quelli più famosi e visitati. Nel 1644 l'esercito della Manciuria, guidato dalla futura dinastia Qing, conquista l'antica capitale e detronizza i Ming. I vincitori, però, impiegano 20 anni a consolidare su tutto il territorio il loro dominio. I Qing regnano fino al 1912, quando nasce la Repubblica della Cina, che nel 1949 verrà rimpiazzata dalla Cina Popolare di Mao. Nel 1974 Deng Xiaoping dà il via alle riforme che sono alla base della Cina attuale. Il signor Zhu Youyu ha percorso 80 chilometri per raggiungere il villaggio di Maxie a 1000 metri d'altitudine. Di professione è contadino, ma veste anche le funzioni di sciamano. Per l'esattezza, è un prete taoista.
Coadiuvato da alcuni condiscepoli, prepara una cerimonia di guarigione. Gli sciamani si occuperanno di una donna che da parecchio tempo soffre di forti dolori che né la medicina tradizionale cinese né quella occidentale sono riusciti a curare. Secondo il taoismo, la malattia è causata dai demoni, dalle anime erranti degli antenati che non sono morti in pace. La paziente soffrirà fino a quando le presenze malefiche non verranno scacciate dal suo corpo. I preti utilizzano l'almanacco delle richieste, che fa parte delle scritture sacre del taoismo. Il suo nome è Zhu, Zhu Kaigui. Mi può sillabare il suo nome di famiglia? Data di nascita? La data di nascita? La data di nascita? Non me la ricordo. Non se la ricorda? Forse giugno, forse il 16 giugno. Non se la ricorda? L'anno scorso ero senza forze. Non riuscivo a stare in piedi a lungo. Siete andata a vedere un medico? Sì. Mi ha detto che ero fragile. Ah, 69 anni. 79. Almeno 79. Nel mese di marzo o aprile dell'anno scorso ero a casa e all'improvviso mi si è bloccata la schiena. Mi faceva molto male e il medico mi ha detto che era una proliferazione ossea. Le medicine non hanno fatto nulla e nemmeno le divinità. Saremo noi a guarirti. Sei malata a causa degli spiriti che ti aleggiano intorno da parecchio tempo. Ecco perché non guarisci. Esiste il Dio della famiglia, che è all'esterno, e quello che vive dentro il nostro cuore. Quest'ultimo nessuno lo può sostituire. Il cuore, il fegato. Entreremo bruscamente nel tempio e cattureremo l'anima che ti proteggerà dalle catastrofi e ti porterà fortuna. Lo faremo oggi. Gli dèi mi dicono che è il momento giusto. È estate. Zhu Kaigui, ho riflettuto bene. Sono ormai convinto che nel tuo caso sarà necessario rivolgersi a molti sciamani. Solo unendo le nostre forze potremo liberare per sempre il tuo corpo dalle malattie e garantirti la pace. Lavoreremo insieme per il tuo bene, ti cureremo, non devi preoccuparti. Quanto mi costerà? Le malattie gravi costano 330 yuan, quelle leggere 33. La tua è di tipo medio, non è così preoccupante. Penso che circa 130 yuan dovrebbero bastare. Per me è grave, ho sempre male. Starai meglio, non temere. Il rituale segue regole precise. Si inizia con lo scrivere la richiesta della paziente. Tutte le informazioni vengono annotate con la massima cura, perché per i taoisti la soluzione del problema dipende innanzitutto dalla correzione del registro del destino. Il minimo errore metterebbe in serio pericolo tutta la cura e potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
Il taoismo ingloba un insieme di credenze, di filosofie e di precetti dell'antica Cina. Fondato da Lao Tzu, figura leggendaria, il taoismo è stato rinnovato all'epoca della nascita dell'impero da Zhang Daoling, padre del taoismo dei maestri celesti. Cristianesimo e taoismo, Islam e buddismo offrono ai fedeli una visione cosmologica completa e danno risposte, sia pur diverse, in merito ai temi fondamentali per l'uomo, come il senso della vita, la gioia e il dolore, la morte e l'immortalità dell'anima. Secondo le credenze ancestrali cinesi, ogni creatura ospita 7 anime materiali e 3 anime eteree. Per morire sereni è indispensabile fare pace con ogni anima. Solo così sarà possibile entrare in paradiso. I cinesi credono che la sala del cielo sia un luogo dove il benessere è assoluto, dove non manca mai nulla, né cibo né abiti. I taoisti pensano che il paradiso sia soprattutto un posto dal quale le anime dei defunti non possono più uscire per andare a molestare i viventi. In altri termini, abbiamo tutto l'interesse a morire in pace con le nostre anime. In caso contrario, saranno i nostri figli a essere tormentati dagli spiriti. La malattia è considerata un castigo per le cattive azioni compiute dal paziente o da uno dei suoi antenati. La guarigione si ottiene attraverso l'assoluzione rituale che prevede offerte in denaro e atti di contrizione. All'alba la cerimonia sta per concludersi. I 4 sciamani si preparano per l'ultimo rituale collettivo che impedirà per sempre ai demoni di infastidire la paziente. La signora Zhu partecipa attivamente alla cerimonia per confermare ai presenti e agli antenati che tutto il rituale si è svolto nel migliore dei modi e con il suo totale consenso. Però non tutti hanno la tempra dell'anziana donna. Thank you.
Più tardi, lasciati i panni del sacerdote, il signor Zhu raccoglie patate nei campi aiutato dalla moglie. All'ora di cena, mentre la televisione trasmette immagini del programma spaziale cinese, il signor Zhu prepara gli utensili che gli serviranno per officiare la prossima cerimonia. Lo attendono in un villaggio d'alta montagna. Canti tradizionali sembrano unire passato e presente, costumi ancestrali e vita moderna. In altre regioni della Cina, la gente è costretta a scegliere tra antico e moderno. Qui al nord, però, nessuno deve rinnegare le proprie origini. Lungo la Grande Muraglia si può vivere nella modernità senza dimenticare il passato.